Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo spazio. Io sono la Sil e come vedete si chiacchiera di libri come sempre. Oggi si fa il recap delle letture fatte a maggio. Eccole qua. Questi sono i 5 libri che mi sono letta questo mese. Non ve li spoilero, ve li faccio vedere così. Quattro belli, mi sono piaciuti. Uno, così così, però ora ne parliamo. Allora, com'è andato il vostro mese di letture? Com'è stato maggio a livello di libri? Bello, non bello, entusiasmante, deludente? Io, come vi ho detto, su 5, uno mi ha fatto storgere la bocca, le altre no, però, quindi direi tutto sommato mi è andata bene. Spero stiate tutti bene. Io sto bene. Felice che ancora non ci sia quel caldo avvolgente che però mi sa che a breve arriverà. Mi godo ancora l'arietta fresca che ogni tanto fa capolino e quindi meno male perché non sono pronta a tutto quel caldo che so già che arriverà. Va bene, allora direi di prima di chiacchierare delle mie letture, di farvi vedere come sempre quel mini vlog dove ci sono degli spezzoni, chiamiamoli così, di vita quotidiana. Quindi noi ci vediamo tra pochissimo. 3, 2, 1, let's go! Rieccomi, spero che questi momenti di vita vi siano piaciuti, tanti libri, tanta natura che è il benessere totale del mio cuore. Ecco, allora, iniziamo a chiacchierare i libri, sennò questo video diventa lunghissimo. Primo libro su cui poniamo subito il riflettore è Per la brughiera di Martina Tozzi. Mi è piaciuto così tanto che c'è un video specifico su questo canale, quindi non ne parleremo anche qui. In info box, quindi qua sotto, vi linko il video dove vi ho parlato ampiamente, che lo sapete, io sono prolissa, i riassunti sono proprio il mio forte, di questo libro Per la brughiera di Martina Tozzi, che va a romanzare quella che è stata la vita delle sorelle Bronte. Quindi io vi rimando qua sotto al video specifico, almeno non perdiamo ulteriore tempo, visto che ho da chiacchierare di questi quattro libri. E niente, se siete interessati, e vi prego fatelo perché è un romanzo che merita tantissimo, andate qua sotto, cliccate sul link e andate ad ascoltare quel video. Allora, andiamo subito avanti con un libro che mi è stato gentilmente inviato dalla casa editrice Rizzoli, che ringrazio tantissimo, di Angeline Boulay, La ragazza guerriera. Copertina super accattivante, ammaliante. Costa 18 euro per ora ve lo dico, sulle 360-70 pagine circa. Fonte interlinea, agevolissimi, ci piacciono molto. Allora, intanto è un young adult, quindi una lettura prevalentemente indirizzata ai giovani lettori, ma attenzione, io ho 34 anni e mi sono divertita un sacco in questo romanzo, perché alla fine gli young adult sono un po'
Ma per ragazzi, in realtà anche no, ecco, diciamo è un po' un'etichetta falsa, perché a me gli young adult mi piacciono quasi sempre. Quindi, allora, un libro molto complesso, un libro che ci catapulta nella cultura Ojibwe. Ora, non so se si pronuncia così, pardon, correggetemi se sbaglio, è una cultura legata a una tribù dei nativi americani. Personalmente non ne sapevo praticamente niente e qui ho imparato un sacco di cose, di tradizioni, di storie legate agli antenati, insomma, è un libro che attorno alla storia, alla trama, racconta e spiega ed informa tantissimo su questa cultura. Quindi, bella cosa perché ti fa comunque vivere un'avventura che è la trama, però al contempo ti informa su un qualcosa che magari non si sapeva. Ecco, a me questa combo piace sempre un sacco. Allora, è una storia molto incalzante, molto piena d'avventura, di mistero, perché comunque la nostra protagonista, che ha una gemella, lei è la gemella, quella un po' più meno perfetta, diciamo così, quella considerata un po' diversa, deve vederne di cotte e di crude, diciamo così. Vivrà diverse situazioni. È un libro che pone molto l'accento su, secondo me, la crescita di, in questo caso, della nostra protagonista, in base alle situazioni che la vita le pone davanti. È una storia, di questa ragazza, di misteri da risolvere, di pregiudizi, di dita puntate, di sotterfugi, insomma, è un romanzo ricco. È un young adult, secondo me, che coinvolge qualsiasi tipo di lettore, perché comunque il tono dell'autrice è molto incalzante, molto accattivante anche e incuriosisce, cioè capitolo dopo capitolo al lettore viene sempre più voglia di capire, di sapere dove si va a parare. E questa, secondo me, quando l'autrice o l'autore in questione riesce a catturare l'attenzione di chi legge, è tanta roba, perché comunque siamo sempre di corsa, la vita è sempre più complicata e se ci si trova davanti a una lettura che non è che ci faccia proprio tutta sta voglia di leggere, addio. Se invece in un momento libero il libro ci chiama, in un certo senso, perché siamo curiosi di sapere dove si va a parare, dove si era rimasti, insomma, siamo curiosi, beh, la lettura di certo prende tutta un'altra piega e secondo me non è roba da poco. Quindi La ragazza guerriera è un libro che consiglio tantissimo, oltre ai giovani lettori, certo, ma anche a chi magari non è più proprio un young adult, eccomi, ma che comunque ha voglia di scoprire qualcosa su questa tribù dei nativi americani. Io ripeto, ve lo straconsiglio. È una storia comunque costruita molto bene, che coinvolge, che tiene molta compagnia, quindi se magari siete in un periodo che non avete voglia di roba troppo impegnativa, secondo me La ragazza guerriera è un romanzo molto molto valido. Andiamo avanti con una chicca. Una chicca, piccolo ma intenso, eccolo qua, Bestiario sentimentale di Guadalupe Nettel, edito dalla Nuova Frontiera, costa 15 euro per 119 pagine, fonte interlinea, comodo. Mi piace molto la loro carta, tantissimo, toccarla è proprio un piacere. Allora, che bomba Bestiario sentimentale, mi è piaciuto un sacco perché è formato da 5 racconti curiosissimi. Sono 5 storie che di banale non hanno niente, dove c'è questo intreccio, diciamo, tra vita dell'essere umano e vita animale. Anzi, quasi sempre si parte dall'animale per poi arrivare all'essere umano. In questi 5 racconti gli animali fanno un po' da specchio alle vite dei protagonisti, dei personaggi che l'autrice ha creato. Io vi assicuro che è di un originale questo libro, cioè si divora, eh. Ripeto, sono poche pagine, 120 pagine, si
si divorano, cioè in un pomeriggio ve le leggete perché è un libro ipnotico. La scrittura dell'autrice per me è stata una scoperta meravigliosa. È proprio ipnotica, è magnetica, tiene il lettore incollato lì, proprio non lo molla, non lo molla un secondo. L'autrice ci porta in più dinamiche di vita, di famiglie, di amori, di amicizie, di solitudine. Sono cinque storie che presentano cinque situazioni diverse e personaggi diversi e anche animali diversi, ovviamente. Dov'è il focus qui? Sulla fragilità umana. Secondo me è proprio il pilastro cardine di questi cinque racconti, c'è la fragilità che ogni essere umano ha, anche se si sente invincibile, super potente, super wow, ci sono sempre quelle mille variabili che noi non possiamo controllare. La sua penna estremamente acuta, sveglia e piena di sfaccettature ci porta in tutto un buglione di sentimenti dei nostri personaggi, dove ci mostrano il loro lato più insicuro, più fragile, anche più oscuro. Ci fa riflettere tanto su quella che è l'imprevisto, l'imprevedibilità, ma proprio su quando accade quel qualcosa che non ci si aspetta, come ci si comporta. E con la sua ironia molto fine, direi quasi dolce e amara, ci ricorda quanto sia importante l'osservare, in questo caso l'animale, che il 99% delle volte è un maestro di vita. Ha un atteggiamento che a volte per noi ci risulta quasi come un imprevisto, qualcosa di inaspettato, però in realtà la ragione sta sempre dalla sua, quindi osservare l'animale fa riflettere l'essere umano su quella determinata situazione. A me questi racconti mi sono piaciuti un sacco. L'autrice è riuscita a incuriosirmi tantissimo. Fin dall'inizio mi sono resa conto che era un tamburo la sua scrittura, che proprio mi chiamava, richiamava costantemente la mia attenzione. Ogni racconto ha una sua potenza, un suo significato, una sua dinamica di vita. Quindi ci si può immedesimare in uno o più situazioni, e ci si può immaginare, diciamo, come noi si reagirebbe in quella determinata situazione. Insomma, è un libro che ha dentro di sé tematiche molto forti, molto complesse e anche arzigogolate, ma l'autrice riesce a parlarne con una semplicità, con una fluidità di penna, che veramente è impossibile, secondo me, non apprezzare il contenuto di questi cinque racconti. Quindi super super consigliato, veramente per me è stata una sorpresa questa penna. Andiamo avanti con un altro regalo, me l'ha inviato l'autrice, questo qui è il suo esordio. Allora, la casa editrice è BookaBook. Costa 16 euro per 270 pagine circa. Fonte interlinea, comodi. Capitoli brevi che a noi ci piacciono tanto. Allora, eccolo qua, pronti per la copertina molto molto bella e tra l'altro adeguatissima alla storia. La debolezza della crudeltà. Katia Coppola, qui c'è un gatto e c'è una volpe. Non è solo la canzone di Bennato, ma vi assicuro che sono due personaggi che orbitano tanto attorno a questa storia. Allora, l'autrice, ripeto, primo libro, esordio, con una scrittura asciutta, senza troppe descrizioni, non tergiversa, non si perde in tanti fronzoli, va mirata e ci porta dentro una famiglia che, amici, ingarbugliata è dire poco. Quindi, se amate le storie familiari, tutte arzigogolate e annodate, cioè questo libro fa veramente al caso vostro, ci andate a nozze con questa storia. Allora, tanti personaggi, tante situazioni, ma la sua scrittura, ripeto, asciutta, fa sì che il lettore non si perda, ma rimanga concentrato e che tutta la storia, seppur molto annodata, non si incasini, quindi non c'è caos nella mente del lettore.
È una storia che affronta tante problematiche dell'essere umano, alcune sottovalutate, altre forse sopravvalutate. Insomma, qui c'è la sfaccettatura a 360 gradi del comportamento umano davanti a situazioni molto delicate. L'argomento, diciamo, cardine è una famiglia che all'apparenza è in un modo, ma che poi in sostanza è tutt'altro. Si parla di legami fraterni, di quanto la famiglia di sangue possa influire su una vita matrimoniale, su quanto bisogna mettere sulla bilancia matrimonio e famiglia, famiglia di sangue, parenti di sangue. Quando ci sono i soldi è sempre tutto molto delicato e Katia appunto ci porta in una situazione come questa, senza lasciare nessun dettaglio. Direi che è un libro molto psicologico, è un thriller, un giallo, un noir, dove la psicologia umana la troviamo in ogni pagina. Io ve lo consiglio se amate questo tipo di storie perché è ben costruito, è tutto lineare, è un puzzle che butta sul tavolo un sacco di pezzi, però poi vi assicuro che tutto va al suo posto, quindi non si crea confusione e non è poco. Io ringrazio Katia per avermi inviato questo libro, per la fiducia e le faccio un grandissimo in bocca al lupo perché comunque è un primo romanzo e devo dire che c'è veramente un buon terreno su cui lavorare perché a me è piaciuta molto la sua scrittura, anche se sapete io amo le descrizioni quando la penna si perde, no? Nelle descrizioni naturalistiche e sensoriali. Qui non ci sono, però ha creato questa storia così tanto arzigogolata che l'attenzione il lettore la pone lì. Quindi secondo me è proprio giusta, ecco, la caratterizzazione dei personaggi c'è, è un libro che funziona, ecco, quindi se avete voglia di immergervi in una famiglia incasinatissima, leggetevi La debolezza della crudeltà. Poi arriviamo in fondo alla nota dolente di questo mese e mi dispiace perché io di questa autrice ho letto quattro libri. Due mi sono strapiaciuti, due Nispa. Allora, vi parlo di un'uscita fresca. Intanto ringrazio comunque la casa editrice per avermi inviato la copia, però non è che se un libro mi viene mandato io vi dico a prescindere bello bellissimo, no, perché io sono una persona corretta e sincera nella vita e anche coi libri. Quindi purtroppo io ringrazio tantissimo nuovamente la casa editrice, però questo libro non mi è piaciuto e mi dispiace questa cosa tantissimo perché questa penna di questa autrice io l'ho amata in due libri, ma l'ho adorata davvero. Sono due libri che io ho consigliato e regalato ovunque, a chiunque. E poi mi è arrivata con queste ultime due uscite e proprio no, cioè sembra due penne proprio diverse. E che dobbiamo fare? Spero che la si riprenda perché io vorrei rileggere qualcosa risentendo quel modo di scrivere che avevo trovato nei primi due romanzi che avevo letto. Di chi sto parlando? Di Melissa da Costa. Questa qui è la sua ultima uscita, all'incrocio dei nostri destini. Come vi ho detto prima, edito Rizzoli, 18,50 euro, 380 pagine circa, fonte interlinea, comodissimo. Allora, di questa autrice io ho amato I quaderni botanici di Madame Lucie e Tutto il blu del cielo, due libri che mi sono piaciuti tantissimo, sia proprio di storia che di lei come ce le racconta. Sono due storie emotive, pregne di emozioni, ci ho pianto io in tutti e due i romanzi. Poi è arrivato Bucaneve, uscito l'anno scorso se non mi sbaglio, e per me è stato un me, ni, più no che sì. Poi è arrivato All'incrocio dei nostri destini, che è legato a Bucaneve, ok? Quindi se volete leggere questo dovete leggervi prima Bucaneve, perché si ritorna in quel posto, i personaggi sono quelli, insomma è tutto legato, è un sequel. Perché non ha funzionato? Perché è adolescenziale, è estremamente banale, ci si immagina tutto, cosa che io avevo percepito anche in Bucaneve. Già all'inizio mi ero detta, ma dov'è finita la mia Melissina da Costa? Cioè dov'è finita quella sua penna? Però boh, uno spera sempre che comunque ci può essere un libro calante, ci mancherebbe altro.
Qui però l'ho ritrovata, quella penna calante, non ho ritrovato la Melissa D'Acosta che mi piaceva. Ho ritrovato qui una storia banalissima, scialba, estremamente puerile, ecco. Emozioni, tutte cose che il lettore si immagina e poi puntualmente succedano, cioè l'effetto wow, zero, ma proprio zero. E questa a me è una cosa che mi dispiace perché quando io mi affeziono a una penna, perché a me i suoi primi due romanzi mi sono piaciuti veramente tanto, cioè ho pianto io in quelle storie, poi ci rimango malissimo perché dico: ma perché se hai scritto quello, come fai adesso a scrivere questo? Cioè, di là c'erano delle emozioni fortissime, raccontate meravigliosamente. Qui è tutto superficiale, adolescenziale, insomma, per me è stato. L'ho letto speranzosa, anche se Bucaneve non mi era piaciuto, sapevo che questo qui era il seguito, però ho detto: ma chissà, magari adesso me la svolta e mi crea qualcosa di ganzo, di figo. No, no, proprio no. Sembra un po' uno di quei telefilm veramente di estivo, dei ragazzini, dei teenager. Cioè, non è proprio parente dei quaderni botanici di Madame Lucie o di Tutto il blu del cielo. Quindi per me è stato proprio un flop. Cosa vuol dire questo però? Non è che se il prossimo anno la Melissa D'Acosta ci scrive un altro libro, io non lo leggo. Io non leggerò perché io so quanto mi è piaciuta e so il suo potenziale, perché l'ho visto, l'ho letto, l'ho sentito. Quindi io spero veramente che la si riprenda, che queste siano state due defiance, Buchaneve e all'incrocio dei nostri destini, due defiance, ci sta, ci mancherebbe altro, però ora Melissa, please, torna a scrivere come prima, perché io mi piacevano tanto le tue storie. Di grazia, torna, torna a te. Bene. Quindi, amici cari, anche voi se avete letto qualcosa della Melissa D'Acosta, fatemi sapere, perché tante persone, tante no, però insomma, con qualche ragazza su Instagram mi sono confrontata e anche per loro è stata la stessa cosa, due sì e due no. Bene, amici, io vi ringrazio per avermi ascoltata fin qua. Adesso aspetto voi, quindi nei commenti, chiacchieriamo un po', fatemi sapere che libri avete letto in questo mese di maggio, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, insomma, facciamo due chiacchiere librose, è sempre un piacere farle. Come sempre, vi ricordo di attivare la campanellina, su Instagram mi trovate con il medesimo nome, a Cup of Seal, e iscrivetevi al canale. Noi ci sentiamo prestissimo e io vi auguro buon proseguimento di giornata e buon inizio giugno. Ciao a tutti!